Buona mattina mercati ragazzi e bentornati sul canale. Come al solito diamo un rapido sguardo e poi passiamo ai grafici. Vediamo che la market capitalization aumenta, arriva a 230 miliardi di tondi, la dominance Bitcoin continua a perdere leggermente qualche decimo di percentuale, di punto percentuale, infatti arriva sul 52,08, nulla di stravolgente effettivamente. Comunque andiamo a vedere leggermente la classifica, vediamo una bella tintura di verde generalizzata, in alcuni casi un pochettino più accentuata, in altre diciamo così giusto uno sfumatura di verde. Comunque ciò va a significare che rimane, ormai più o meno siamo da lunedì che ci portiamo avanti questo leggero verde e si è consolidato nella giornata di ieri, martedì. Oggi mercoledì il tutto continua a essere confermato. Buttiamoci sui grafici e vediamo cosa succede. Partiamo quindi con il Bitcoin che continua a guadagnare pezzettino pezzettino nei confronti del giorno prima, 3% oggi, 4% domani, insomma abbiamo meglio superato i 7.000 dollari. C'è stata la breakout della neckline, del testa e spalle, il prezzo ora si attesta sui 7.045, piccola fase di stop evidenziata anche dall'RSI, dopo ovviamente era salito oltre diciamo la soglia standard del 70, ovviamente un minimo di ritracciamento può tranquillamente starci. A questo punto in un sentiment ottimista, rialzista, potremmo aspettarci il prezzo sui 7.500-8.500. Come al solito tenere sempre monitorato l'andamento dei volumi. I volumi devono confermare la tendenza, quindi se ora il prezzo dovesse magari anche portarsi intorno ai 7.400-7.100, insomma quello che i volumi dovessero essere in calo, beh allora campanello d'allarme. Sentimento rialzista anche per quanto riguarda Ripple, che nonostante tutto va a cozzare sulla resistenza della zona laterale, fa un minimo di ritracciamento e potremmo aspettarci forse che proprio nella giornata di oggi il prezzo riesca a rompere la soglia dei 35 centesimi e portarsi oltre. Male che va, resterà a gingischiare qui in mezzo e visto questo intreccio di medie mobili esponenziali, probabilmente il ritracciamento potrebbe attestarsi sui 33 centesimi. Anche Ethereum, che dalla giornata di ieri aveva rotto questa zona laterale breakout con questa bella long body verde, il prezzo fa un timido ritracciamento e si slancia verso la media mobile esponenziale a 100 periodi, anche qui ovviamente un nuovo ritracciamento, qui stiamo veramente lavorando nello stretto millimetrico, ma volumi in calo durante la fase di ritracciamento potrebbero appunto far presagire che ci sia più volontà di rialzista piuttosto che ribassista. Pure Litecoin riguadagna terreno lanciandosi direttamente verso i 64 dollari, la media mobile esponenziale a 200 periodi, arriva vicino, arriva a 63,70, inizia subito a fare una piccola fase di ritracciamento e ora lo troviamo intorno ai 62, arrotondando per eccesso. Anche qui ovviamente un minimo di ritracciamento gli è più che consentito, potremmo anche tranquillamente aspettarlo sui 59, cioè sulla media mobile esponenziale a 100 periodi, se proprio vogliamo dargli più range d'azione. Tenere sempre anche in questo caso monitorati i volumi che devono confermare la tendenza, quindi se c'è un trend i volumi devono crescere, devono confermarlo, e in caso di ritracciamento tenere sempre in considerazione che nel caso in cui il prezzo dovesse scendere sotto i precedenti minimi, allora in quel caso si stravolgerebbe un po' tutto, ma per il momento nel medio periodo, cioè nell'H4, il time frame di analisi che stiamo utilizzando come riferimento, il sentiment è rialzista. US dollaro alla stragrande parte a razzo, fuoriesce da questa fase laterale dopo che aveva disegnato una fase insomma di ritracciamento abbastanza prolungata, come poi abbiamo visto anche su Litecoin e moltissime altre altcoin. Comunque, dopo questa triangolizzazione che si è andata a concludere con questa estremità veramente appiattita, il prezzo ne esce e a razzo si porta sulla media mobile esponenziale a 200 periodi, ci rimbalza proprio direi in maniera abbastanza prepotente, il prezzo si staziona qui e non si schioda per quasi una giornata intera, picchi di volume alternati, quindi ci sono fasi di lanci a razzo e poi in realtà fasi abbastanza assopite del prezzo. Ora ovviamente stiamo reagendo, stiamo lavorando proprio su un livello di resistenza, potremmo quindi aspettarci un minimo di stop, un minimo di ritracciamento che potrebbe quindi anche riportare i prezzi sui 5 dollari e 50, per poi ovviamente poter anche rivedere il prezzo, superare quindi portarsi oltre la media mobile. Ovviamente come il resto del mercato anche ADA continua la sua leggera cavalcata rialzista, intendo leggera in quanto qui partiva da pochettino più in basso rispetto agli altri. Il prezzo si trova a stazionare sopra la prima resistenza che ormai funge da supporto sia per quanto riguarda la media mobile esponenziale a 100 periodi sia per quanto riguardava
la resistenza statica è dei 10 centesimi e il prezzo ora sembra la voglia utilizzare proprio come supporto per spingersi alla successiva, cioè la resistenza statica degli 11 centesimi e la resistenza dinamica data dalla media mobile esponenziale a 200 periodi. Diamo tempo di rifiatare quindi al prezzo, di far riscendere l'RSI così da avere un pochettino più di forza e a quel punto poi aspettare l'arrivo sugli 11 centesimi e quindi poi magari anche il breakout. E per finire come al solito il nostro NIO che si spinge, avevamo già visto ieri, eravamo in questa situazione, sui $20.50, la nostra resistenza statica, quella più importante. Il prezzo ci lavora, ci cozza, ci sale, ci scende, insomma è lì che gingischia e rimaniamo praticamente in quella situazione perché siamo nuovamente sui $20.50, anche se il prezzo ha provato a tirare la testa fuori. A questo punto non possiamo aspettare altro che un ritracciamento in modo che il prezzo un pochettino ricarichi e torni magari anche sui $19, ecco, insomma su queste medie mobili esponenziali, la 200, la 50, per poi così quindi caricarsi di forza, visto che questo livello ci ha già lavorato abbastanza in maniera direi interessante in questa zona, potrebbe la seconda volta trovare molta meno resistenza, molta meno reazione, quindi non consumare tutta la sua forza rialzista per cozzare su questo livello e quindi portarsi direttamente sulla media mobile esponenziale, quindi rivedere insomma NIO su questa fascia di precedenti, di questa zona di compressione che vediamo qua, che è intorno appunto ai $22.50. Riassumendo ragazzi, stiamo quindi vedendo un mercato, poi tra l'altro come abbiamo visto dalla schermata del CoinMarketCap, generalmente rialzista, con delle situazioni molto interessanti di prezzi che si stanno scontrando comunque con delle resistenze dinamiche o statiche che siano. Molto semplicemente ora non dobbiamo fare altro che attendere l'avvenuta conferma. L'avvenuta conferma si ha con la rottura e il retest, o meglio se volete il pullback, su quella che precedentemente era una resistenza e che quindi a quel punto diventerà un supporto, e la conferma dei volumi. Quindi come già detto in precedenza, se il prezzo inizia a prendere una tendenza, i volumi la devono confermare, i volumi devono comunque mantenersi alti e anzi il top sarebbe proprio che crescessero i volumi, quindi vedessimo delle barre crescere nel frattempo che il prezzo prende una direzione. Stiamo parlando di rialzista, quindi se il prezzo dovesse salire, dovesse portarsi sopra questa media mobile esponenziale, insomma dovesse camminare verso i $27, vedessimo invece dei volumi che come in altri casi, insomma come in questo caso vediamo che scendono, allora in quel caso attenzione, perché forse c'è qualcosa che non... Detto ciò ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto stasera per il TG Crypto.